Mi chiamo Leo Smiraglio, faccio parte della Protezione Civile di Modena, vengo da Maranello e entro nella Protezione Civile come guardia ecologica, per cui mi occupo di ambiente, mi interessa la vita del pianeta, mi interessa il futuro del pianeta. Quando si parla di organizzazione della Protezione Civile si pensa che chiaramente quando capita una disgrazia si possa intervenire rispettando tutti i canoni di quelli che sono l'intervento. Diciamo che però in questo caso c'è stata un'innovazione. Noi del magazzino abbiamo pensato che era importante poter, basandomi sull'esperienza dell'Aquila, dove anche lì ero uno dei magazzinieri, su quello che poteva diventare il vero risparmio. Quindi abbiamo impostato il magazzino con la grande finalità di poter utilizzare le donazioni che ci venivano fatte e la disponibilità di chi diceva: se vi serve ancora qualcosa, chiedetecelo. In più c'erano grandi donatori, tra virgolette, quelli che poi, almeno a parole, hanno detto, e alcuni hanno fatto seguire anche i fatti, che avrebbero provveduto anche in futuro alle necessità. Allora, quando succede in questo caso, quando è successa la scossa importante e sono cominciati i veri danni, sono cominciati ad arrivare delle colonne mobili da altre parti d'Italia. A Cavezzo è arrivata quella dell'Abruzzo e quelli di Rimini. Loro arrivano, sono autonomi, montano il campo, hanno i loro container e poi si contattano dei fornitori per cominciare a rifornire le cucine per far da mangiare per tutta questa gente. Che tempi sono passati da lì a là a essere pronti, operativi, e poi dopo dobbiamo trovare il cibo fondamentalmente? 2 giorni dal terremoto, 3 giorni? Diciamo che questo terremoto non ha distrutto completamente, per cui tu riuscivi ad avere tanti collegamenti, per cui si diventa operativi nell'arco di un paio di giorni. Cioè, la cucina comincia a funzionare, si fa presto, insomma. Poi è chiaro che c'è una legge in Italia che dice che ogni comune, ma lo dice da parecchi anni, e lo Stato qui ha speso un sacco di soldi fornendo a tutte le regioni la possibilità di avere delle attrezzature, per cui i comuni dovevano attrezzarsi e creare dei campi che in caso di disgrazia come questo dovevano già essere pronti con fogne, allacciamenti elettrici, tutte le cose che servono. In alcuni casi queste cose hanno funzionato, in altri chiaramente il terremoto distrugge anche tutta una serie di cose e distrugge anche la capacità di reazione di quelli che sono gli amministratori. Cioè, un amministratore terremotato fa tutto quello che riesce a fare, ma è chiaro che è turbato, è vero? Mettiamo questa parolina. E quindi è chiaro che ha bisogno di aiuto. E qui entriamo nel vero nodo che, secondo me, sulla Protezione Civile deve essere migliorato, che è la qualificazione di tutta la gerarchia che riguarda il volontariato. Io non entro nel merito della gerarchia che riguarda l'amministrazione della Protezione Civile, quella ministeriale, cioè quelli che sono pagati. Io parlo del volontariato. Modena ha delle grandissime possibilità, deve sfruttarle, perché le ha sfruttate forse a meno di quanto pensava, quindi bisogna mandare avanti un'organizzazione che provveda a far sì che questa qualificazione venga portata avanti, non con le solite esercitazioni, cioè nel senso che a Cavezzo si preparavano con le esercitazioni per l'alluvione, è arrivato il terremoto e loro non erano pronti, ma doveva e deve essere pronta la Protezione Civile. Cioè, se tu sai che in un paese come il nostro ogni 3-4 anni arriva un terremoto, devi essere pronto, devi sapere che arriveranno aiuti, questi aiuti vanno amministrati, questi aiuti vanno distribuiti. Quindi, secondo me, il passo avanti che si è fatto in questa situazione è quello di avere dato una spinta, forse io dico nuova, comunque una spinta che doveva essere prevista su quella che è l'organizzazione del ricevimento e la distribuzione degli aiuti. La Protezione Civile a Modena, lo ripeto, ha delle grosse potenzialità. Ci sono tantissime associazioni che ne fanno parte, tantissime persone che si sono rese disponibili,
Io direi che bisogna procedere verso questa strada. L'organizzazione di un magazzino ha bisogno di gente, e parlo di questo perché di questo ho avuto a che fare, inutile che vada a tirare fuori, ha bisogno di un referente importante, autorevole, che possa contattare le autorità e dalle autorità ricevere gli ordini su quello che è il comportamento da tenere. Comportamento da tenere, badate bene, torniamo al discorso di prima, con onestà e trasparenza. Questo automaticamente riduce il pericolo di infiltrazioni. Le infiltrazioni sono di ogni tipo. È chiaro che se c'è un magazzino che riceve e distribuisce le cose, quelli che si intrufolano nelle disgrazie, gli appaltatori, chiaramente avranno meno guadagno. Perché se un magazzino comincia a funzionare, riesce a dare un menù settimanale alle cucine, loro rispondono. Uno si organizza, telefona a questi donatori dicendo ci vogliono 50 casse di pomodoro, te non le vai a comprare. Però chi decide queste cose qui deve essere l'autorità politica. Chi assiste l'autorità politica in caso di disgrazia deve essere un'autorità referenziata della Protezione Civile. E questo si riversa a cascata su ogni piccolo problema o grande problema che si affronta durante un'emergenza di questo tipo. Il magazzino è stato costruito su queste basi, poi chiaramente anche noi alti e bassi. Chiaramente l'altro grande problema sono il cambio dei volontari, per cui occorre a questo punto, e ritorno a dire, una qualificazione della gerarchia dei volontari. Cioè ci deve essere delle persone che sanno quello che vanno a fare, perché la parola generico all'interno del volontariato non può esistere, non deve esistere. Una persona deve sapere che deve essere addetto al magazzino, che deve essere addetto alla cucina, che deve essere addetto a servire i pasti. A quel punto deve sapere che se è addetto al magazzino deve sapere cos'è una bolla, deve sapere cos'è una fattura, deve sapere la temperatura di un frigo come va misurata, deve sapere la gestione come va impostata sul carico e scarico delle merci, perché di ogni cosa ci deve essere traccia. Perché la cattiveria dell'uomo a volte è infinita e va a cercare tutte le scuse per poter parlare male delle persone. Se invece va in cucina deve sapere che c'è un programma dell'unità sanitaria locale che si chiama HCCP, che comporta tutta una serie di procedimenti da attuare durante il trasporto, durante la manipolazione, la conservazione e la distribuzione dei cibi. Quindi deve presentarsi, se va a lavorare in cucina, con la sua maglietta bianca, la sua divisa, il suo libretto sanitario e la sua conoscenza delle regole base di comportamento in cucina. Ci deve essere un coordinatore di cucina che ha i rapporti con il magazzino. Il magazzino deve individuare il coordinatore e quindi dargli un tesserino per limitare gli accessi e quindi controllare meglio e avere la possibilità di sorvegliare il magazzino. Diciamo che tutta questa organizzazione è fattibile, la buona volontà delle persone c'è, bisogna continuare a impostarla. Questa è l'esperienza a livello organizzativo più importante che mi sento di aver recepito. Poi, legato a questo, c'è un problema di sicurezza, cioè nel senso che quando tu mandi avanti onestà e trasparenza, le spinte disoneste possono essere piccole, possono essere grandi. Quindi la sicurezza non deve essere una cosa che riguarda quelli che si occupano del magazzino. Ci deve essere un organismo importante che vigila sopra le persone che vengono a lavorare, che muovono e amministrano centinaia di migliaia di euro. E anche qui deve essere una cosa indipendente, se possibile volontaria, quindi non legata, perché poi le forze dell'ordine hanno tutti i loro motivi. E anche qui ci vuole qualità, ci vuole gerarchia. E questo non è un aspetto trascurabile e neanche secondario. La messa in sicurezza diventa basilare. Vi faccio un piccolo esempio. Un nostro caro amico ha avuto la casa distrutta e rimanevano in piedi alcune cose, lui non aveva tirato fuori neanche una fotografia. Viene chiamato una mattina dai demolitori dicendogli: guarda, dalle foto che abbiamo fatto dopo il terremoto sono venuti ladri. Tutto questo
a 50 metri da delle autorità. Questo non ci deve spaventare, non ci deve preoccupare, sono cose che purtroppo accadono, accadranno sempre, però sorvegliare in una maniera concreta, essere presenti in questa sorveglianza in una maniera costante, è in una situazione di emergenza come quella lì importante. Detto questo, non voglio parlare male di nessuno, non mi interessa, però anche questa è una cosa importante. Quindi organizzazione, qualità dell'organizzazione, sicurezza.